città di Sant'Agata, chiamato a tornare al successo, successo che manca da un po' di tempo per quelli che sono gli standard alla quale avevano abituato i ragazzi di Vanzetto. È partito Vitale, corre Vitale, Calafiore per Squillace, in area di rigore Squillace, la battuta, palla alta, va Squillace, parabola a rientrare, è il palo a dire di no, va Squillace, attenzione, uno schema per Bonfiglio al limite, Bonfiglio ha messo giù palla, dice il direttore di gara. Intanto se n'è andato il minuto di recupero, c'è la finta di Squillace, va a Calafiore, la deviazione, pallone che finisce sul fondo. Tanto l'imbucata per Cicirello, attenzione Cicirello, la battuta di Cicirello che dà l'illusione ottica del gol. Va Squillace, parabola ad uscire, attenzione, c'è un tocco di mani in area di rigore. Tanto attenzione ad Aprile, la sua conclusione è il gol del Cittanova, che in maniera un po' inaspettata, quando siamo nel corso del 12° minuto, passa in vantaggio con Aprile. Parte la cross, pallone sul secondo palo, Calafiore in area di rigore, ha il compito adesso di girarsi, riesce a farlo, il colpo di testa alto, incredibile, di Marcellino. Rientra Bonfiglio, tanta attenzione, Sant'Agata pericolosamente in area di rigore con Maesano, la conclusione murata. Parte la cross di Bonfiglio, attenzione, la battuta, e incredibilmente il pallone di Calafiore viene salvato sulla linea di porta. E in questo momento il direttore di gara dice che può bastare così. Il Cittanova espugna il Fresina grazie al gol di Aprile.